Bene, rieccoci qui da Pallafigoi, RBMF TV, siamo con Coach Innocenti. Coach, finalmente una striscia di vittorie dopo un inizio difficile, però il campionato si sta riindirizzando. Sì, immaginavamo un po' che potesse essere così. Avevamo delle partite assolutamente da vincere e delle partite che era, sapevamo che era molto difficile riuscire a vincere. Fortunatamente ad oggi le partite che erano e sono alla nostra portata le stiamo vincendo tutte, poi magari perderemo le prossime due, però anche le prossime due sono partite alla nostra portata. E per la serenità, la tranquillità e la fiducia che poi hanno i ragazzi anche nel venire ad allenamento, i risultati sono importanti, perché comunque vedersi lassù in classifica per loro è motivante, vengono con più col sorriso ad allenamento, quindi si spera di far bene, siamo contenti. La cosa che più, adesso senza entrare necessariamente nell'analisi tecnica di questa partita, che è stata comunque una partita intensa, punteggio alto, grandi attacchi, però la cosa che fa più impressione, vi è stata fuori, è l'autorevolezza con cui questi ragazzi giovanissimi tengono il campo con, senza timori reverenziali e con grande determinazione. Sì, è vero, mi aspettavo che tu dicessi questo perché è un po' di partite che loro stanno facendo molto molto bene e quindi me l'aspettavo, soprattutto perché oggi a un certo momento siamo andati anche avanti grazie al loro apporto, alla loro difesa, ai loro punti. Ma vado un po' contro tendenza e l'avevamo notato un po' tutti, oggi questo è merito dei grandi e dei senior. Perché finché eravamo alla terza giornata avevamo un po' di difficoltà ad amalgamarci, abbiamo parlato un po' in spogliatoio d'allenamento, abbiamo capito un po' di cose e il merito della prestazione dei giovani oggi è il lavoro di una squadra e di senior e giovani che da tre partite a questa parte hanno trovato un po' la chiave. E noi poi abbiamo un modo di dire anche di far finta di sorridere a volte, che ci prendiamo un po' in giro anche ad allenamento, però fondamentalmente è così. Da quando c'è uno spirito diverso, tutti abbiamo un po' capito quello che è la volontà generale di crescita e anche di risultato, e che questo paga, porta i senior a giocare, a essere determinanti anche dal punto di vista comportamentale e porta i giovani a essere efficaci nei loro minuti, ecco. Bene, quali sono i prossimi impegni di questa squadra? Allora, questa squadra gioca a Cogoleto domenica prossima in trasferta e poi giochiamo l'ultima del girone d'andata in casa qui contro Pegli fra 15 giorni e poi terminerà il girone di andata. Perfetto, coach, sempre per gli interessi di RBMF TV che la trasmetterà in diretta, questa settimana il programma consiste anche in una partita di Under 17 Eccellenza che prevede la trasferta fino a Novara. Con la concreta possibilità, se si vince questa partita, anzi la sicurezza, la certezza di arrivare terzi, perché altre due squadre potrebbero essere a pari punti, che sono JB Monferrato e D'Artona, ma entrambe nei confronti diretti hanno lasciato il passo a MyBasket Genova. Ti aspettavi un risultato di questo tipo in quel girone di Under 17 Eccellenza? No, sicuramente no, non me l'aspettavo. La vittoria eventuale ci darebbe l'opportunità di essere terzi alla fine del girone d'andata, poi ci sarà da faticare per tutto il girone di ritorno e mantenere un livello così alto sarà davvero complicato, però non me l'aspettavo, c'è una crescita generalizzata dei ragazzi anche dei ragazzi che si allenano con la C o comunque dei ragazzi che si allenano con la C che alzano il livello con l'Under 17 Eccellenza, ma ci sono dei ragazzi della C che chiedono di allenarsi con la 17 Eccellenza, quindi alzano il livello e sicuramente ne abbiamo beneficio nel momento in cui noi giochiamo con la 17 Eccellenza. Non era pronosticabile in un girone così con società di altissimo livello,
ci siamo e ce la godiamo, ecco. Bene, ce la godiamo anche noi, ti facciamo i complimenti, vediamo che ti chiamano, probabilmente degli impegni, grazie per il tuo tempo e niente, ci vediamo mercoledì. Non so se verremo con tutto il catafalco o verremo in versione light, ma sicuramente veniamo. Grazie. Ciao. Buona serata. Bene, eccoci qui di nuovo di ritorno, scusate, abbiamo dovuto mettere a punto un po' di cose, finalmente qualcuno che insomma non devo tenere il microfono troppo in alto. Andrea Pezzi, coach di Auxilium, noi ci siamo divertiti a vedere questa partita, un punteggio 93-89 non è frequentissimo nella Serie C Silver, i due attacchi hanno dominato sulle difese avversarie, alla fine la spuntata My Basket per soli 4 punti, ma insomma a 6 secondi dalla fine sta partita era ancora da decidere. Sì, cosa vuoi che ti dica? Hai detto quasi tutto tu. Sicuramente gli attacchi hanno fatto un po' meglio delle difese che sicuramente erano rivedibili da ambe le parti. Però è vero che mai si sapeva una squadra che dipende moltissimo dalle sue percentuali di tiro, perché 5-6 tiratori e quindi è chiaro che spesso è un lavoro pick and roll, pick and pop, tiro da tre, ribaltamento veloce, tiro da tre, quindi è un po' più facile per gli avversari andare in transizione perché magari c'è rimbalzo lungo, perché magari non c'è grande copertura a rimbalzo e quindi i punteggi si alzano. Giusto per fare uno sgarro a Michi, bisogna che segnalo quelle 4 triple di tabella. Adesso verrò qui ad allenarmi anche noi, verremo qui ad allenarci per fare le 4 triple di tabella. No, senza dichiararle. Senza dichiararle, esatto. No, vabbè, quelle sono casi, no, succedono, però erano comunque buoni tiri da prendere, ecco. E poi per il resto cosa dire? Sai, queste partite qua le decidi veramente, vanno un po', no, ad alti e bassi, e quindi se riesci a tenere nei momenti di basso, poi te le giochi all'ultimo tiro. Oggi ce l'abbiamo fatta, siamo stati abbastanza solidi, le nostre percentuali al tiro da fuori non sono state eccezionali, però al compenso abbiamo lavorato bene dentro, siamo riusciti a metterli in difficoltà dentro l'area. Quindi tutto sommato alla fine abbiamo fatto quello che volevamo, ecco, forse se riuscivamo a prendere giusto quei 4-5 punti di meno, grosso rammarico nella nostra percentuale di tiri liberi, ecco, perché nel terzo e nel quarto quarto abbiamo tirato i liberi veramente molto male. Sì, anche perché le squadre ne andavano in bonus quasi subito e quindi ce n'era una caterva. Coach, un'ultima considerazione la faremo sempre perché RBMF TV, una TV fatta da genitori, per genitori, e quindi necessariamente ci viene da chiedere, come dire, pareri sui figli. Anche Auxilium è infarcito di under, di ragazzi molto giovani, abbiamo visto in campo 2-2007, ma ce n'era un terzo seduto in panchina. Questo per noi è particolarmente gratificante, anche perché io stesso sono un genitore di un giocatore del 2007 e conosco, come dire, sin da quando erano alti così i tuoi giocatori. Sì, guarda, era una partita anche bella per quello, diciamo, due squadre comunque molto giovani, tieni conto che comunque nel nostro quintetto abbiamo 3-2000, cioè, quindi non è che gli altri sono un po' più anziani o cose del genere, il nostro giocatore più anziano è un 97, quindi comunque una squadra molto giovane. Fa piacere vedere che riusciamo a metterli in campo, che i ragazzi ci stanno, che sono intensi, hanno voglia. Quindi questi ragazzi qua comunque hanno veramente una voglia pazzesca e sono molto allenabili, per cui sono visti benissimo dai ragazzi un pochettino più anziani. Quindi il gruppo lo stiamo creando, non è mai semplicissimo, no? Mettere insieme gruppi eterogenei dal punto di vista dell'età, però mi sembra che sia mai che noi ci stiamo lavorando appositamente. A un certo punto devi vedere cosa possono fare. I nostri sono particolarmente giovani, per cui forse un po' meno pronte di qualcuno del Mai. Oggi ho visto ad esempio bene Caversazio, ho visto molto bene Aloisio, no? Penco l'ho visto molto bene. Ecco, c'è stato un momento ad esempio in cui Penco, noi uscivamo forte sul loro tiro da fuori, quindi non c'era, e lui è riuscito a guadagnare in area, a guadagnare un bel canestro, due tiri liberi, tra l'altro bravo, gli ha rotto un po' lo schema della transizione, ha rotto il lavoro della transizione, e questo ci ha creato delle difficoltà, perché è chiaro che se usciamo forte poi non abbiamo aiuto dentro,
È stato bravo lui, insomma, niente, direi che è stata una partita tutto sommato divertente. Sì, sì, gradevole, da fuori gradevolissima. Sì. Un po' meno gradevole visto il risultato, però insomma. Coach, sei stato gentilissimo, ti diamo appuntamento in via Cagliari, veniamo noi da voi, sì. E niente, vediamo chi segna più triple di tabella in quell'occasione. Ci alleneremo, grazie. Ciao, alla prossima, grazie.